Oggi, 29 maggio, festeggiamo la ricorrenza del beato Rolando Rivi, seminarista e martire. Rolando Rivi nasce il 7 gennaio 1931, figlio di contadini cristiani nella casa del Poggiolo a San Valentino, nel comune di Castellarano, Reggio Emilia. Il padre si chiama Roberto Rivi e la madre Albertina Canovi. Ragazzo intelligente e vivace, il più scatenato nei giochi, il più assorto nella preghiera, Rolando matura presto un'autentica vocazione al sacerdozio. A soli 11 anni, nel 1942, mentre l'Italia è già in guerra, il ragazzo entra nel seminario di Marola, nel comune di Carpineti, Reggio Emilia. E veste per la prima volta l'abito talare che non lascerà più sino al martirio. Il desiderio di diventare sacerdote e missionario cresce guardando la figura del suo parroco, Don Olinto Marzocchini, uomo di ricchissima vita interiore, attento alle cose che veramente contano, che fu per il ragazzo una guida e un maestro. Nell'estate del 1944 il seminario viene occupato dai soldati tedeschi. Rolando così torna a casa, continua gli studi da seminarista sotto la guida del parroco e porta nel suo paese un'ardente testimonianza di fede e di carità, vestendo sempre l'abito talare. Per questa sua testimonianza di amore a Gesù, così intensa ad attirare gli altri ragazzi verso l'esperienza cristiana, Rolando, nel clima di odio contro i sacerdoti diffusosi in quel periodo, finisce nel mirino di un gruppo di partigiani comunisti. Il 10 aprile 1945 il seminarista viene sequestrato, portato prigioniero a Piane di Monchio, nel comune di Palagano, sull'Appennino modenese, rinchiuso in un casolare per 3 giorni, brutalmente picchiato e torturato. Venerdì 13 aprile 1945, alle 3 del pomeriggio, il ragazzo innocente, a soli 14 anni, spogliato a forza della sua veste talare, viene trascinato in un bosco di Piane di Monchio e ucciso con 2 colpi di pistola. Quando Rolando capisce che i carnefici non avrebbero avuto pietà, chiede solo di poter pregare per suo papà e per la sua mamma. Anche in quest'ultimo istante, nella preghiera, Rolando riafferma la sua appartenenza all'amico Gesù, al suo amore e alla sua misericordia. Oggi festeggiamo anche Santa Bona da Pisa, Vergine 1156-1207, San Massimino, vescovo e confessore del IV secolo, e tutti i santi del paradiso, pregate per noi. Amen.